Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore e perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore, sia fatta di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Maria Santissima, noi ricorriamo a te, che sei la Madre di Dio e dell'umanità. A te noi tutti acclamiamo e supplicanti ti chiediamo perdono delle nostre colpe che ti angustiano tanto. Maria Santissima, Nostra Signora Regina della Pace, è bello invocarti per sperimentare il tuo materno amore che ci giunge dal tuo cuore immacolato. In questo periodo della nostra vita tanto travagliata, noi volgiamo a te la nostra anima e il nostro cuore. Donnaci la pace di cui tu sei regina. Gli anime angustiati hanno bisogno di essere consolati, le famiglie disgregate hanno bisogno di una vera unione, le nazioni che vivono nel terrore fra di loro hanno bisogno di ritrovare il perdono e la fiducia vicendevole. L'umanità divisa ha bisogno della pace. Il tuo divin figlio ci ha chiamati fratelli e ci ha donato la pace, ma il mondo continua a perseverare nell'errore e nella discordia. Proteggici, Maria, tu che sei madre della Chiesa. Ricordati dei bisognosi afflitti nell'anima e nel corpo. Donaci molte vocazioni. Santifica i sacerdoti e le anime consacrate. È per questo tempo così sofferto che ci consacriamo totalmente a te. Ti affidiamo tutte le nostre necessità materiali e spirituali. Ti affidiamo l'umanità intera piena di speranza, ma anche piena di afflizione e inquietudine. Ma soprattutto ti preghiamo per la conversione dei poveri peccatori e per la pace nel mondo. Ascoltaci, ti supplichiamo, non disprezzare le nostre preghiere, ma benigna, volgi a noi il tuo sguardo misericordioso, vinca ancora la potenza infinita dell'amore di Dio e ci giunga da te la speranza del trionfo del tuo cuore immacolato, onde sei chiamata ed onorata Regina della Pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.